presenza di lui, però vergogna di dire che sono di là. Allora io penso che da questo noi dobbiamo partire, e dall'analisi che il 10% della popolazione giovanile in Italia vive molti di passatissime condizioni di povertà, non ci sono ancora i dati sulla campagna, ma erano forse più rilevanti. Dobbiamo partire per cercare di dare un senso del futuro ai nostri giovani. Io sono d'accordo che ha detto con lei, per chi non lo è, sul problema del lavoro, che è una mancanza di dignità, una mancanza di lavoro, ma la mancanza del futuro è raggiunta, perché una punta parte consistente dei nostri giovani rinunciano a lavorare, a cercare lavoro, ma rinunciano anche a studiare, a formarsi. È proprio una sindrome che viene scritta dai sociologi americani. Io credo che dobbiamo partire con investimenti pubblici e magari anche privati, come abbiamo già detto, sugli istituti tecnici commerciali e poi sulle università. Questo non è il mio argomento, quindi avevo riferito che è una mia attività di azione, magari un sogno. Quelle che sono le proposte su cui siamo lavorati, gli amici dell'UGM già lo conoscono da tempo, sono anche però, hanno anche un senso per dare un senso del futuro a questo giorno, nell'altro avete seguito ultimamente dalle notizie di stampa della polemica, c'è stata la presentazione del documento di programmazione economica e finanziaria sulla cultura meno del numero di uso di medicina di eliminazione. E chiaramente eliminare da subito il numero di uso di medicina non è possibile perché noi siamo solo prodotte. Ma di fregio il nostro segretario generale Capone ne testimone, che io parlavo prima di lui, del fatto che come UGM medici, siamo io e anche il dottore Lanzieri della Sicilia, ci siamo, abbiamo proposto di visto questa cosa, che c'era sensibilizzata, e quindi qualcosa si comincia a muovere. Perché è chiaro che il numero dei medici in Italia sono bassi, lo dico tutti, ed è importante che aumentino, è importante che i nostri giovani, in particolare, ad esempio, le donne, io sono sui alimenti, sono inglesi, perché il mio futuro è fuori dall'Italia. Questo per me è la definizione. Quindi apriamo le università, mantenendo magari anche il numero chiuso, ma evitando questa sceneggiata di un quiz di accesso della durata di una giornata, che insomma sappiamo bene, nel senso che anche dal punto di vista psicologico, quindi sempre l'obiettivo di portare i nostri giovani al senso del futuro. Per quanto riguarda il numero ridotto, è drammaticamente ridotto dei medici, come faceva Cento Antonio De Fa, e che aumenterà sempre di più, sono stati fatti altri, tutta la legge Fornero, non è chiaro questo, però se verrà consentito bene a me di fare attività privata, se non posso fare attività privata dopo la pensione non andrà nessuno in pensione, va bene, ma comunque questo numero di pensioni naturali di artisti concorsi non si fanno, e qui la situazione dal punto di vista della, oltre che della qualità, ma anche della quantità, sono al meglio, non solamente degli ospedali, ma anche tutti quelli che sono servizi sociosanitari si riduce enormemente. Le nostre proposte dirette sono quella dell'istituzione innanzitutto degli ospedali di formazione. Ospedali di formazione, ospedali dove il medico nell'ultimo anno, l'ultimo anno della specializzazione si forma nella regione, con tre successi, tre gruppi, diciamo. Uno è quello di fornire alle regioni personale a basso costo, facilmente utilizzabile. Due è quello di formare i medici ulteriormente dal punto di vista pratico, perché non sempre deve essere a questo avviene. La terza, la più importante, ridurre i costi delle spese per la specializzazione e dare la possibilità di allargare il numero dei posti nel corso di specializzazione che riducono enormemente la possibilità di specialisti attivi. Quest'anno ci sono 18.000 medici che sono laureati ma non hanno accesso alle sue specializzazioni, che stanno nel limbo del non lavoro e della nuova possibilità, uno che è libero, perché noi li informiamo e poi li perdiamo. Poi scusate la risoluzione, perché questi sono due dei nostri vecchi concetti, non so se ci riusciremo, perché c'è bisogno di lavoro e di aiuto. Noi abbiamo due leggi che consideriamo in Italia fallimentare dal punto di vista della sanità, una è la legge Basaglia e l'altra è la legge Bini. I nostri esperti sanno benissimo che alla fine però
ma è regolato qui nella legge. Idem la Bibbia, resta eccessivamente, si compra i medici, si dice ma non è possibile, riuscire il greco, riuscire la cittadinanza attiva, forse avete letto. Se voglio fare una mammografia nella struttura pubblica sono 6 mesi di attesa, se lo chiedo in unità media le vogliono 8 giorni, allora meglio un altro, non è così. È la legge che dà la possibilità, ad esempio al primario ospedaliero, di fare il primario in extra media, cioè la mattina, la